Comunque c'è anche il marito, si chiama Massimiliano, è di italiano, e lei vive a Roma, e quello che dice lei adesso. Mi sono accorta che mi sta cavando la vista, che sto invecchiando da un po'. Io non parlo molto forte, spero che mi sentite là dietro. No, ma se stiamo in silenzio, secondo me si sente. Non respirare, state zitto. Allora, grazie dell'invito, Padre Ciro. Sempre una gioia rivedere Padre Ciro, mio professore, padre spirituale, mi ha dato anche tanti buoni consigli a Roma. E quindi grazie a Dio che abbiamo sacerdoti così nella Chiesa che ci aiutano, che non ci abbandonano. Ecco, io sono nata qui a Medjugorje, anche se vivo a Roma. Sono andata a Roma per studiare teologia, perché quando si conosce la Madonna poi la fame non finisce più, e quindi io ho vissuto qua fino a 19 anni e poi dopo, quando ho finito il liceo, avevo questo grandissimo desiderio di studiare teologia. Quindi prima sono andata negli Stati Uniti e poi dopo, insieme a 13 ragazze, eravamo venute dagli Stati Uniti all'Angelicum a studiare teologia. E questa ricerca che poi continua a tutti i livelli, come dice Maria Paolo sempre, ci siamo innamorati della Madonna, ma poi piano piano tutta la persona doveva un po' incontrare Dio, no? Perché Dio parla al cuore, alla mente, allo spirito, al corpo, e non sono solo, ecco, esperienze che magari uno può avere così a primo contatto. Anche noi all'inizio abbiamo visto tanti segni, e forse quello è stato un modo in cui la Madonna aveva catturato la nostra attenzione, perché effettivamente adesso forse non li cerchiamo più, ma tante persone hanno avuto tanti segni. Qualcuno ha visto la scritta Mir nel cielo, delle persone hanno visto Gesù carico di croce sulla collina. E poi diversi bambini hanno avuto visioni, io stessa ho avuto una visione nel sole nei primi giorni, e così siamo stati, diciamo, attratti forse, ecco, da queste, prima dai segni quasi materiali, no? Ma anche prima delle apparizioni c'era un fuoco che appariva sulla collina, i comunisti andavano a cercare le ceneri, no? Perché per il fuoco che si accendeva la sera, però era un fuoco spirituale, perché non c'era nulla che bruciava, anche perché questi monti, adesso voi li vedete così, con questa strada, ma prima erano solo rovi, per cui per andare sopra uno veramente ci si doveva fare del male, quindi non c'era il motivo per cui uno doveva andare su a provocare i comunisti, no? Però ecco, piano piano poi la Madonna, da questi segni esterni, ci ha portati verso un cammino di cuore, no? Quello che poi voi conoscete come la preghiera del cuore, un cammino interiore, perché poi nella libertà noi tutti quanti dobbiamo scegliere di vivere con Dio, no? In tutte le situazioni della nostra vita, nel nostro lavoro, nelle nostre famiglie. E quindi così è nato un cammino di un gruppo di preghiera di giovani. La Madonna ha puntato molto sui giovani, dicendo che i giovani sono la sua speranza, ma sono anche un po' i suoi coetanei, perché anche lei era piccola quando ha ricevuto l'annuncio dell'angelo Gabriele. Cosa poteva avere 14-15 anni? Così erano anche i veggenti. Si è scelta proprio i giovani come evangelizzatori, no? Lei come evangelizzatrice, è l'età in cui anche lei va da Elisabetta, no? Annunciare questa lieta notizia, che poi sappiamo come la più grande evangelizzatrice della storia, no? Madonna. E quindi la nostra madre, che ci ama così tanto, che è così fedele alla sua vocazione, no? Ci accoglie sotto la croce, in un momento
momento veramente tragico per lei, no? Mentre la spada le trafigge il cuore, mentre i suoi gli uccisori del figlio li accoglie come figli, no? E quindi quando pensiamo alla Madonna dobbiamo anche pensare a questa sua forza interiore, questa sua grandezza. Lei è fedele a questa sua vocazione e ci accompagna attraverso la storia. Non sapete quanti interventi nella storia, per esempio quando la riforma protestante porta mezza Europa lontano, e la Madonna in America Latina porta 11 milioni di indios alla Chiesa. Quindi, e anche qui a Medjugorje lei sta facendo un grande lavoro, senza nostri meriti veramente, perché noi anche siamo come voi, siamo più o meno tutti nella stessa barca. Io dico, lei viene perché abbiamo bisogno, non per altro, anche perché pure noi siamo qua anche dal punto di vista geopolitico, qua c'è proprio un crocevia di mondi, di nazioni, e come vedete abbiamo fatto anche una guerra recentemente e adesso di nuovo viviamo tutti insieme, come se non fosse successo niente. Quindi non serve fare le guerre per nessun motivo, perché alla fine di nuovo la gente qui collabora con quelli che erano nemici magari 20 anni fa, e adesso che poi sono diventati nemici in una notte, perché non è che c'era. Quindi lei è regina della pace e questo è il suo desiderio, portare tutti i suoi figli insieme in una famiglia. Come? Attraverso la preghiera. Se voi guardate come per esempio il popolo scelto entra nella terra promessa, è un rito liturgico, girano intorno alle città con le trombe 7 volte e cadono le mura. Non è stata la forza, ma è stata la preghiera. Quindi non ci dobbiamo stancare di questo suo invito, perché lo Spirito Santo è proprio la vita della nostra anima, come dice Gesù, senza di me non potete fare nulla, senza lo Spirito Santo io veramente mi sento morta. Tutti i giorni sperimento questa forza che e penso che tutto accade proprio per questo, anche quello che viviamo, i tempi difficili, le disgrazie, che noi chiamiamo disgrazie, ecco, perché si manifesti la potenza di Dio. Io vedo che Dio mi porta, è Lui che mi porta avanti, a volte anche contro ogni mia speranza, perché tante volte mi sento anche fragile, debole, confusa. Però la preghiera è veramente una risurrezione dell'anima e quindi se noi veramente ascoltiamo, ecco questo che la Madonna ci dice, se noi impariamo a pregare, impariamo a vivere in compagnia di questo consolatore perfetto, no? Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposa, nella calura riparo, è veramente è la realtà. Proprio così. E poi credo che a Medjugorje sperimentate che questo non è vero solo in maniera verticale, ma anche nella comunione. Ci sentiamo confermati nella fede anche attraverso i fratelli, perché vediamo questo stesso spirito che agisce anche nel cuore degli altri. Per cui ecco, noi siamo chiamati, siamo, se vogliamo dire, eletti a vivere una liturgia. La nostra vita è una liturgia, quindi non siamo vittime di sistemi politici. I cristiani non possono piangere. Vi immaginate i primi cristiani dei primi 3 secoli che si piangevano addosso, che erano perseguitati. Noi oggi nella Chiesa stiamo prendendo un po' una piega, un po' così, ci sentiamo incompresi. I nostri diritti, vabbè, c'è chi anche deve difendere i diritti, non dico questo, però noi siamo testimoni, siamo soprattutto testimoni dell'amore di Dio
E queste sofferenze anche di questo momento sono una preghiera, una forma di liturgia, perché noi dobbiamo completare quello che manca alle sofferenze di Cristo, per poi, come dice Paolo, essere nella morte uniti a Lui. E so che queste parole forse ci fanno anche timore, però noi dobbiamo credere e annunciare la risurrezione di Cristo, perché ce lo dice Paolo, no? Se Cristo non è risorto, allora mangiamo, beviamo, che domani finisce tutto. E quindi in questo modo noi diventiamo portatori di luce, sale della terra, per cui lì dove manca il vino, dove c'è da completare con l'amore, come dice la prima lettera ai Corinzi, l'amore che copre tutto, che spera tutto. E noi dobbiamo essere, ecco, questo strumento della discesa dello Spirito Santo nelle nostre famiglie, per le persone che non hanno più speranza. A Roma quante persone dormono per strada? Non so se il Vangelo è ancora arrivato. 2000 anni e ancora ci sono persone senza speranza. Vuol dire che anche noi cristiani non siamo tanto certi. Noi preghiamo per la conversione degli ebrei, no? Però l'Apostolo Paolo ci dice che dobbiamo entrare prima noi tutti, poi dopo possono entrare loro. Quindi questo è perché dico questo? Perché questo è il periodo proprio della Chiesa, della evangelizzazione. Si chiama anche ultimo tempo, tempo di compimento, quando il Vangelo deve arrivare, la buona notizia, al cuore di ogni persona. Che poi non è solo una questione, ecco, di spazio, ma anche di tempo, perché Dio può anche guarire la storia. Esiste anche il purgatorio, no? E quindi addirittura San Paolo nella lettera agli Efesini dice che gli angeli imparano dalla Chiesa. È veramente un mistero grande, un mistero grande che ci è stato affidato. Quindi non ci resta che aprirci a questo mistero, perché veramente, ecco, senza avere fretta di giudicare, di voler, ecco, già avere l'ultima parola, ma camminare insieme con Gesù, camminare verso i fratelli, verso quelli che non lo conoscono, però con lo Spirito Santo, perché senza Spirito Santo noi siamo a rischio, noi non possiamo perdonare se non abbiamo lo Spirito Santo. Pericoloso perdonare se uno non ha Signore nel cuore, no? Perché le persone ci rifanno del male. Ma se noi abbiamo la luce, che poi non è solo, ecco, una emozione, ma se voi guardate i doni dello Spirito Santo, 4 riguardano l'intelligenza. Quindi sono diversi modi di interpretare la nostra vita e la vita degli altri. C'è la sapienza, che in particolare include la sofferenza. Cioè capire che ruolo ha una croce nella vita di un cristiano. Avete mai pensato che esiste un dono dello spirito del genere, no? Cioè che ci spiega cos'è il nostro dolore, come vivere la nostra Pasqua. E lo Spirito Santo può fare queste cose per noi. Siamo noi che abbiamo questa banca piena, ma ne facciamo poco uso. Poi abbiamo un altro dono che si chiama intelletto, che poi Padre Ciro tu mi puoi correggere se io non capisco bene questi doni, che sarebbe qualcosa che, cioè sarebbe un dono che ci aiuta a capire, avere delle intuizioni, no? In delle situazioni, intuizioni di fede, no? Perché quanto cerchiamo a volte e non capiamo, no? Perché succedono certe cose, perché ci succedono certe cose, e poi arriva una illuminazione, no? Quello è lo Spirito Santo che ci apre. E poi c'è la scienza, che, ecco, curano i domenicani, le scuole teologiche, no? Che ci aiutano a capire un po' anche la storia della salvezza, cioè tutto quello che Dio ha fatto con il popolo eletto,
quello che ha fatto nella Chiesa, perché se noi non abbiamo una memoria, se noi non abbiamo una consapevolezza, una identità, diventiamo vacillanti, no? E quindi abbiamo bisogno anche di scienza, di capire, ecco, come Dio ci ha guidati attraverso la storia. E poi un dono molto bello è il consiglio, quello che oggi fanno i nostri psicologi, no? E ci ascoltano e poi dopo ci danno i consigli pratici, come venire fuori da certi, come risolvere certi nodi. Ma lo Spirito Santo, altrettanto, non per togliere nulla ai psicologi, ci può accompagnare passo a passo. E tutti questi aspetti, quando noi portiamo nelle nostre relazioni, le nostre famiglie cambiano. Io lo vedo questo con i miei figli, no? Piano piano ho imparato ad ascoltarli, perché a volte quando andiamo in chiesa, andiamo ai gruppi di preghiera, no? Pensiamo di avere tutto un po' sotto mano, no? Però poi dopo, grazie a Dio, le cose non vanno. E poi dopo cominciamo a cercare veramente. E la croce ci apre una strada, no? Ci apre al dialogo, alla comprensione. E poi ci sono gli altri due doni, che sono l'amore di Dio, la pietà e il timore di Dio, che non è la paura, ma è semplicemente avere lo stesso sentimento che ha la Madonna, no? Nel suo Magnifica, cioè renderci conto che la nostra vita dipende da Lui. Cioè noi ci possiamo distaccare da tante cose, ci possiamo, che ne so, svezzare dal latte, imparare a camminare, diventare indipendenti, ma economicamente, ma noi non saremo mai indipendenti da Dio, perché Lui è la nostra vita. E questo è stato un po' il problema su cui ha battuto il nemico nel giardino, no? Ha cercato di convincere Adamo e Eva che non conviene dipendere, no? Che conviene essere autonomi, ma in realtà se noi accogliamo questa nostra dipendenza da Dio, noi abbiamo tutto. Perché Dio non fa altro se non promuoverci. E questa è la realtà, no? Quando noi veniamo a messa, Lui ci serve, ci prepara il pane, la parola, e ci accompagna. Per cui, proprio come, ecco, vediamo la Trinità che vive, no? Dove il Padre esalta il Figlio il Padre. E Dio fa la stessa cosa per noi. Lui è venuto per promuoverci. E poi c'è l'ultimo dono, che è la forza, perché lo Spirito Santo poi accompagna anche la nostra volontà, anche la nostra capacità di fare il bene. E quindi più noi lo desideriamo, più noi lo cerchiamo attraverso le scritture, attraverso le vite dei santi, attraverso anche una comprensione profonda, attraverso i sacramenti, più questo Spirito, questo dolce ospite, perché Dio non si impone mai, si nasconde addirittura in un pezzetto di pane, no? Pensate, ecco, alla delicatezza di Dio, come è diversa da come Dio viene presentato, no? Oggi si parla di Dio che poi verrà a fare piazza pulita, no? Che sarebbe completamente in contraddizione con la pedagogia che ha portato anche Gesù sulla croce, lo ha portato a diventare, essere pane eucaristico, no? E quindi, perché la fine della storia è un compimento, alla fine ci sarà un matrimonio. San Paolo dice ai Corinti, credo, vi ho fidanzati a Cristo, no? Perché nel matrimonio ebraico esistono questi due momenti: fidanzamento, che è anche una vera parte del matrimonio, e poi piano piano la sposa in processione viene portata a casa dello sposo. Quindi noi siamo in processione adesso verso la casa, che poi nell'Apocalisse ultimamente mi ha colpito questo bellissimo aspetto, no? Perché alla fine Giovanni dice e non c'è più il Tempio, ma il Tempio è Dio. E quindi noi non stiamo cercando un loculo, mezzo metro loculo, che ne so, di riposo, ma stiamo cercando un volto, no? Un padre. E quindi il paradiso sarà per noi questo,
ci sarà tolto questo velo e vedremo quello che, come dice Paolo, l'occhio non ha mai visto, non è mai entrato nell'orecchio, perché noi abbiamo fretta, ci vogliamo sbrigare, no? Perché diciamo a Dio, ma perché se tutto è proprio così, perché non subito? Lo sapete perché? Perché Dio vuole che torniamo tutti a casa, quindi se ha pazienza è perché ci sono tanti figli che non lo conoscono e quindi non dobbiamo entrare solo noi, ma perché il paradiso è una comunione, quindi non è possibile pensare che uno entra in una comunione poi dopo tralasciando tante comunioni. Ma questo vuol dire che non ci sono criteri, che poi tutto va bene, no? Come oggi succede, no? Certamente no. Infatti tutta la nostra vita è come dicevo prima, è una liturgia e una purificazione, no? Noi piano piano impariamo ad adattare questo cuore. L'altro giorno leggevamo, era ieri, che Cristo ci separa anche dal nostro cuore, perché in realtà il vero lavoro è lì, no? Perché i nostri desideri devono, diciamo, corrispondere alla nostra verità, perché poi noi la verità la portiamo dentro, perché abbiamo ricevuto lo Spirito, no? È solo che ci sono tante distrazioni, ma non ci dobbiamo preoccupare, perché io vedo che a volte le mie cadute sono le mie più grandi fortune, perché mi sarei messa probabilmente su un piedistallo troppo alto. Quindi dico grazie Signore, perché noi possiamo capire gli altri solo dal punto di vista della nostra debolezza. Quando noi stiamo molto bene, le cose vanno molto bene, ci dimentichiamo gli altri, diventiamo giudici molto severi, quindi ci dividiamo, facciamo gruppi esclusivi, no? La Madonna questo per esempio non ha mai voluto qua, il nostro gruppo di preghiera non ha mai permesso di fare celebrazioni proprie, sempre tutti in chiesa. Abbiamo ricevuto tanti schiaffi, ci chiamavano setta, e quindi, ma non importa, perché io poi col tempo ho imparato che quelle sono domande, perché le persone ci provocano perché vedono qualche cosa, vogliono capire. Vogliono capire perché portiamo la pace dentro, perché vogliono la pace. Le persone alla fine lo cercano Dio, magari in tante forme diverse, facendosi magari degli idoli, ma il desiderio vero c'è. Io sono convinta in ogni uomo. Magari quando le persone poi diventano anche ciniche, beffarde, quello credo che è proprio l'ultimo stadio della disperazione, perché ormai le persone si arrendono, no? Però Isaia ci dice che negli ultimi tempi anche i beffardi impareranno sapienza. Quindi e poi dice: il popolo che non mi ha cercato mi ha trovato. Quindi dobbiamo un po' conoscere queste parole di Dio, perché sono molto belle. Addirittura in Isaia c'è un versetto che dice che il tempo del ritorno dell'esilio, il tempo quando l'arabo mette la sua tenda sul monte, per cui sono previsti anche gli arabi nell'economia della salvezza. Quindi magari non divulgate queste cose troppo, perché poi dopo mi cercano. Però c'è posto veramente per tutti. Ma anche nella economia della salvezza, vediamo per esempio, tutti i numeri sono importanti. Il figlio primogenito era il prescelto, poi il secondo diventa il padre, un numero due diventa padre di tutti. Addirittura il quarto, Giuda, il padre, nonno del Messia, no? Quindi abbiamo diversi ruoli, diversi carismi, portiamo diverse domande, diversi desideri, ma dobbiamo, ecco, attraverso la purificazione che ci porterà lo Spirito Santo,
che rende le cose molto più belle, perché se poi noi portiamo una croce e non preghiamo, io vedo che lo Spirito Santo ha proprio la capacità, ma non che noi lo dobbiamo cercare per non soffrire, però mano a mano ci spiega le cose e si cammina con molta più facilità. Dio ci protegge da tante sofferenze e quindi ecco, ho toccato tanti argomenti, spero che avete capito qualche cosa, però ecco, l'idea è quella di convincervi di pregare sempre di più, soprattutto di leggere le scritture, perché lì è scritto tutto, tutto. I 12 profeti parlano dell'esilio come tempo di correzione, perché noi abbiamo bisogno di crescere, no? Quindi dicono non è ancora la fine. Ce lo dice anche Gesù nella piccola apocalisse, no, dei sinottici, quando vedrete queste cose, addirittura la vostra liberazione è vicina. Ma perché? Perché arriva un nuovo culto, un nuovo modo di amare, perché nell'Antico Testamento, diciamo, l'unica differenza che c'è tra Antico e Nuovo è che nell'Antico c'era ancora l'idea che uno doveva guadagnarsi qualche cosa, ma nel Nuovo noi entriamo in un lavoro, come dice Gesù, dove hanno lavorato gli altri, no? E quindi la gratuità dell'amore di Dio. Non so, Padre Ciro, mi devono internare, che dici? Un delirio spirituale. Ti lasciamo in modo gratuito, quindi tutto ciò che succede. Sì. E la pandemia come viene vista in questo contesto? Ma ecco, senza che vi tirate addosso i sassi. Voi che spendiamo. Ma no. Io poi cito cose che vedo nelle scritture, quindi non è che dico cose mie, ma in realtà nell'Antico Testamento, quando Re Davide fa il censimento, lui viene punito per questo peccato, perché sta misurando le sue forze, perché la forza di questo regno era proprio nel fatto che era un regno che avrebbe preparato il regno di Dio. Quindi Davide non doveva contare sulle proprie forze, ma sull'intervento di Dio, sulla fedeltà di Dio, no? Come dice anche quel Salmo, no? Io non mentirò a Davide, ho giurato, no? Anche se Dio rimane fedele, no? Per cui quando Davide fa il censimento, appare l'angelo vicino a quello che poi oggi sarebbe praticamente il santo dei santi. Queste sono le prime notizie che abbiamo del Tempio dell'Antico Testamento, perché questo angelo appare con una spada, e poi sappiamo che nel Tempio c'erano i cherubini con la spada, quindi sono proprio immagini che lì poi Davide ha costruito il primo altare, anche se Salomone ha fatto il Tempio, ma chi ha comprato il terreno, ha costruito l'altare, è stato il padre, proprio lì nel luogo dove l'angelo con la spada faceva questa vendetta, no? E quindi Davide viene chiesto se poteva scegliere tra peste, fame e guerra, e lui sceglie la peste come minore male, no? Cioè quasi come una forma, ecco, di misericordia. Ma questo a noi non è che ci serve tanto per pensare, ecco, cioè ci serve a capire cosa? Che Dio è sempre presente, ecco. Non che noi dobbiamo alla lettera capire questo, però che non c'è un evento nella nostra vita o nella nostra storia dove Dio non si possa manifestare, no? E addirittura la sua misericordia, che come diceva San Tommaso d'Aquino, è la causa causissima omnium causare. Cioè la misericordia di Dio è sempre presente in tutto. E
Certo, sembra una contraddizione ed è un grande mistero, ma mistero cosa vuol dire? Non che solo non può essere capito, perché fino in fondo effettivamente non riusciamo a capirlo, ma che del mistero si partecipa, si vive un mistero. E quindi noi siamo stati invitati a vivere un mistero, e fare parte di un dolore immenso, no? Che ha vissuto tutta l'umanità. E quindi credo che il ruolo di questo dolore era ricordarci che siamo una grande famiglia, ma poi sembra che non l'abbiamo capito e quindi siamo passati alla guerra. Ma poi, se voi guardate nella storia della salvezza, queste sono praticamente, si chiamano le maledizioni dell'alleanza, che sono sette, e praticamente sono sempre terremoti, guerre, pesti, si ripetono sempre in continuazione, ogni generazione ne vive una, e quindi, siccome non impariamo, tornano sempre. Ma vuole Dio queste cose? Io penso di no, non posso mai pensare che, anzi, penso che non sarebbe andato sulla croce se avesse voluto queste cose per noi, no? Ma è un po' una nostra condizione umana che Cristo anche ha celebrato incarnandosi. A me questo anche mi commuove, che Dio non è sceso dal cielo, come diceva Satana, no? Cioè, tu che sei Dio, tu puoi dire a questo pane, trasformati, perché noi vorremmo un Dio così, no? Buttati, sospendi le leggi naturali. Ma noi vediamo in questo modo in cui Dio accompagna la storia, proprio tutta la tenerezza di Dio, perché lo spirito non distrugge mai il corpo, lo spirito e il corpo vivono insieme, possono vivere insieme in una bellissima armonia, perché se lo spirito cerca di prevalere sul corpo, no? Di avere la, come si dice, noi subentriamo, cioè subentra la magia, la, come si chiama, divinazione, sì, e noi abbiamo tanto di questo oggi, abbiamo New Age, abbiamo tutte queste cose anche, a volte anche brutte, no? Cioè, che cos'è questo? Cioè, è questo tentativo della vita dello spirito di imporsi. Invece in Cristo abbiamo queste due nature riconciliate, no? Oppure abbiamo l'altro lato, quando il corpo si impone, diventa volgare, no? Quello che vediamo molto, no? E quindi quando la carne si impone allo spirito. Invece credo che noi, soprattutto nella teologia occidentale, abbiamo molto bella questo equilibrio, no? Tra la nostra natura umana e lo spirito divino, no? Perché il Signore ci rispetta, ci accompagna piano piano, così come siamo, e quindi va bene così come siamo, con i dolori che abbiamo, con le persone che ci stanno accanto. Dobbiamo solo continuare a fidarci, a camminare. Cristo ci porterà dall'altra parte del Mare Rosso. E non dobbiamo stancarci, né dobbiamo cercare di gettare la nostra croce, né, ecco, pensare che abbiamo potere sulle situazioni dove noi vogliamo a tutti i costi fare le cose diverse da come le ha voluto il Signore, ma proprio questo rispetto, no? E io penso che per questo le cose sono nascoste nel mistero. Non so se parlo un linguaggio strano, però io penso che il mistero è quell'albero di vita di cui l'uomo si è voluto impossessare, no? Perché noi abbiamo questa cupidigia dentro, a volte non vogliamo essere padroni della situazione, ma non ci conviene, perché non abbiamo l'intelligenza dello Spirito Santo sempre, no? Per cui, ecco, permettiamo al Signore anche di lavorare in queste situazioni, perché Lui può, Lui è l'unico che si può permettere la morte, la malattia. Dice ai suoi discepoli: quanto sono felice che non ero là quando è morto Lazzaro, no? Solo quanto sono felice per voi. Tanto è vero che
San Tommaso dice andiamo anche noi a morire, no? Perché vogliamo anche noi vedere questo miracolo. Ma ecco, il Signore è sempre operante nella morte e non ci abbandona mai. Perché non elimina la morte? Non ho la risposta, ma sono certa che è una porta della vita, sempre. Per cui può essere sempre, se noi gridiamo il nome del Signore, può essere sempre una fonte di una grande grazia. E quindi, insomma, è bastato un piccolo virus in un piccolo paese, in mezzo a nulla, e tutto il mondo a un certo punto era malato, no? Pensate, noi abbiamo un padre Enzo che sempre parla della malattia, di essere contagiati dal virus dello Spirito Santo, no? Ma pensate che non può succedere lo stesso se noi siamo contagiati dall'amore di Dio. Può succedere molto di più. E quindi queste sono solo occasioni, come dice anche Gesù nella preghiera 17, conoscere te proprio prima della sua Pasqua, per conoscere Dio, per amare, imparare ad amare veramente i fratelli. Si è scandalizzato. No, se voi volete fare qualche domanda, volete chiedere qualcosa? Sì, volevo. Ci puoi parlare perché non, io non ti conosco, sì. Un po' di te, della tua storia, di te, Maggiore. Come è iniziato tutto? Ma io, diciamo, quando ho sentito che la Madonna appariva, mi è sembrata subito una notizia vera. Ma non solo a me, diciamo, noi l'abbiamo in qualche modo aspettata qua tutti, perché per noi la fede era tutto, non c'erano tante cose, noi eravamo un paese povero, ma tanta fede, tanti martiri, testimoni, anche in famiglia, tra i frati. E la Madonna lo ha detto quando è venuta, che è venuta per la fede, e quindi ancora questa fede c'è. Se voi andate alle 7 del mattino, in chiesa 7 e mezza la chiesa è piena, tutte le mattine, a volte c'è anche il coro, dico mamma mia, chi è che può cantare a quest'ora? Magari non hanno neanche preso il caffè. E quindi ecco, quando la Madonna è venuta, tutti siamo stati travolti, ma la mia esperienza è molto semplice, io ho avuto, diciamo, questa una visione nei primi giorni e poi questa attrazione interiore, questo grande desiderio che non si è mai spento e che riemerge sempre, che è sempre più forte di tutto e che è così vivo che si trasforma proprio in concetti, in pensieri, in parole, che poi insomma anche io soffro, faccio anche soffrire gli altri, sono convinta, però tanto ho capito. Ho cercato per tanti anni di vivere una vita perfetta, moralmente, perché poi, voglio dire, sono cresciuta con tutto questo bagaglio, no? Però poi alla fine ho capito che non è quello che Gesù vuole mai. No, gli altri non hanno bisogno di noi, hanno bisogno di Lui, no? Per cui, ecco, quindi io ho avuto le locuzioni, un anno e mezzo dopo le apparizioni, e abbiamo camminato insieme con i giovani della parrocchia, di cui faceva parte anche Michele. E poi sono andata fuori a studiare teologia negli Stati Uniti, lì c'è un bellissimo rinnovamento biblico, tanti protestanti che stanno tornando alla Chiesa proprio attraverso la lettura delle scritture. E anche commenti sia patristici che rabbinici, verrà anche a Roma questa cosa. E tu la senti ancora vicina? Sempre, sempre. Sono più certa di lei che di me stessa. Ma sì, perché poi se tu Dio veramente lo vuoi nella tua vita, Lui ti prende sul serio. Però ecco, non bisogna avere paura, perché Dio non
prende mai sopravvento nella vita di una persona. Non è come noi che appena possiamo ci allarghiamo. Quindi bastano a finire delle locuzioni? In una certa forma sì, però Dio poi sempre parla in tanti modi, no? Come diceva Paolo, quando eravate bambini vi è dato il latte, no? Perché ci sono tutti questi carismi che sono una forma di latte spirituale, però poi c'è la dottrina della giustizia, della croce. E quindi piano piano il Signore ci insegna a soffrire e a portare i pesi uni degli altri. Adesso ci sono i figli con le loro domande. Maria. Sì, ho ascoltato con grande interesse, insomma, quello che ha detto lei. Volevo chiederle quanto l'intelletto, perché lei è una donna che poi ha imparato, non ha solo assorbito le locuzioni della Madonna, ha fatto un excursus delle letture, delle scritture, ce le ha poste in una maniera logica e comprensibile, quindi la ringrazio. Quanto l'intelletto in lei l'ha messo da parte, come dice, a un certo punto lei ha detto che Dio dice di allontanarci un po' dal cuore. Quindi come fa lei come donna che poi vive, penso, una vita quotidiana, non è solo una donna che vive questa grande spiritualità? Sì, sì, sì. Quindi crede che se lei non avesse avuto questo dono, avrebbe comunque creduto e conquistato questo? È una domanda difficile, credo, perché lei non può sapere come potrà essere. Però se può rispondermi, insomma, questa è la mia domanda. La ringrazio. Quindi la domanda è praticamente se si può trovare anche solo attraverso la conoscenza. Attraverso la conoscenza oppure la fede, se lei non fosse sicuramente stata mangiata da questo dono. Sicuramente, lo dice anche Paolo nella lettera ai Romani, è anche molto duro con quelli che diciamo conoscono Dio secondo la coscienza, perché è assolutamente possibile trovare Dio che lascia le sue impronte dappertutto nel creato. Anzi, io spero di non essere presuntuosa nel pensare di vederlo anche in questo senso, cioè anche no, ma io non assolutamente sì. Perché non voglio entrare in quello che lei vede, certo perché... però siccome io parlo per me, sono terra, no? Vuol dire, comincio a piccoli passi con la mia fede. Lei ha parlato anche di una fede comunitaria, che viveva Medjugorje, una semplicità che vivevano anche i piccoli paesi in Italia, perché sono originaria di un paese molto piccolo, si diceva molto spesso il rosario, quindi tra una fede innata, una fede indottrinata, una fede poi invece donata, perché avere le locuzioni della Madonna, passi questo termine, sì, come facilitati, no? Non so se così, ma San Tommaso anche io dice parlo che terra, insomma. Che la grazia anche viene accolta da un vaso, no? E prende anche una forma di un vaso, per cui diciamo tutto quello che noi viviamo, sperimentiamo, non è che sia un assoluto, diciamo, è un modo in cui recepisce questo vaso che sono io, no? Che sia tutto relativo non è neanche vero, però è anche una forma personale, no? E credo che ognuno di noi è un vaso che riceve in un certo modo, ed è anche bello, no? Quindi i doni sono tantissimi, anche lo Spirito Santo si manifesta su tantissimi livelli, per esempio la tradizione. La tradizione è un tramandare dello Spirito Santo, abbiamo la gerarchia che è veicolo dello Spirito Santo, abbiamo il magistero, abbiamo la dottrina, poi abbiamo i sacramenti, poi abbiamo i doni particolari, ecco questi doni dello Spirito Santo, poi abbiamo i doni carismatici, abbiamo i frutti dello Spirito Santo, insomma, voglio dire, non ci possiamo annoiare, perché veramente è una ricchezza infinita questo Spirito Santo. E io penso che è bellissimo quando tutte queste cose poi vengono insieme, no?
perché in realtà nei primi secoli noi abbiamo avuto grandi uomini come padri della Chiesa. Abbiamo avuto Ambrogio che doveva diventare governatore di Milano, abbiamo avuto Agostino che doveva avere la cattedra di retorica, la più ambita posizione. Ma io me lo auguro che noi andiamo incontro anche a dei tempi quando i nostri giovani vorranno dare tutto a Dio, no? Tutte le loro capacità, perché tutto è per Cristo, noi siamo di Cristo, no? Se poi uno vuole continuare a camminare in una maniera semplice, non è assolutamente sbagliato, ognuno di noi deve rispondere, però penso che un po' di responsabilità ce l'abbiamo, insomma. Non possiamo vivere proprio come si viveva, certo, quando non c'erano i mezzi. Adesso abbiamo tutti tantissimi podcast, abbiamo anche perché non ce lo possiamo permettere. Il mondo ha tante domande e sono convinta che lo Spirito non lascerà solo nessuno. Quindi a qualcuno darà il dono del consiglio, qualcuno dono di predicare, come Padre Cina. Qualcuno dono di insegnare, qualcuno dono di consolare, quindi però lasciamo fare piano piano lui, no? È importante per noi vivere la vita semplice, perché poi quella è la prova del 9, la carità, perché se poi noi, perché la verità va soprattutto servita, se noi ci dimentichiamo che la vita è fatta anche di piccole cose, allora veramente abbiamo capito poco dell'incarnazione, quindi ben venga la semplicità, la quotidianità. Io a volte le migliori ispirazioni le ho avute quando cucino, quando preparo la tavola. E quindi non c'è un posto dove Dio non c'è, perché Dio ha santificato tutto. Quindi Dio ce lo possiamo sempre portare con noi perché è dentro. E quindi e poi c'è anche un discernimento sui carismi, ecco. Quindi io sono anche in questo senso stata aiutata, ho avuto dei bravissimi padri spirituali, che poi forse sono legati anche con una vocazione, non lo so, Padre C. Quindi se ci sono magari servono qualche cosa. E quindi a volte la sensazione è che la parte radicale della Chiesa sia quantomeno non esattamente in linea, ecco, diciamo, almeno la mia percezione è questa. Sì. Ma non sappiamo, fino in fondo veramente è difficile giudicare. Anche no, perché non sto esprimendo un giudizio, è una... Sì, sì, lo so, anche perché con questo sorriso tu non sei uno che giudica. Però non c'è fretta, io dico sempre non c'è fretta. Noi facciamo la nostra parte e quindi il Signore sa, forse ci sorprenderà. Quindi noi ringraziamo intanto per noi la Chiesa non è solo la cupola di San Pietro, ma sono soprattutto i sacerdoti che ci accompagnano. Per noi contano soprattutto quelli. Assolutamente. Poi sono loro magari che se la devono vedere. L'autorità, però tutto avviene perché il Signore lo permette. Quindi ci dice Paolo che ha creato anche i vasi di ira per far esaltare i vasi di misericordia, quindi anche i vasi di ira fanno parte della... sì, perché poi se noi abbiamo fretta rischiamo veramente di fare dei passi sbagliati. A me mi viene sempre in mente un aborto, no? Cioè, se uno poi ha fretta, che ne so, che quel bambino sia sano, e poi se non è sano cosa facciamo? Strappiamo tutto. Noi abbiamo troppo questa tentazione, ce l'ho pure io, no? Se le cose non vanno secondo i miei criteri, rompiamo, no? E non possiamo interrompere nessuna vita, nessun rapporto, nessuna gravidanza spirituale, no? E quindi dobbiamo avere pazienza, perché qui c'è... Noi non ci fidiamo degli uomini, ci fidiamo di Dio, e quindi dobbiamo avere la fiducia di Maria. Dicono i padri medievali che Gesù è risorto perché la Madonna lo aspettava, ma non perché lei è una dea e
ha scatenato qualche processo dello Spirito Santo, ma perché se lui tornava ci doveva essere qualcuno ad accoglierlo, no? E quindi come uno sposo, no? Cioè, se non è accolto, e quindi anche noi dobbiamo essere come quella fidanzata del cantico, no? Con un cuore che è sempre veglia, quindi sempre fiducia. E Gesù dice tante volte: ti sarà fatto secondo la tua fede. Ma questo non è fanatismo, ma è piano piano accompagnare. E probabilmente è anche vero che i nostri padri spirituali hanno anche bisogno di noi, per cui non ci dobbiamo scandalizzare se loro hanno anche bisogno di essere padri, no? E non solo i figli hanno bisogno di genitori, ma io stasera ho sentito una cosa bellissima che mi ha detto mio figlio, ma proprio un consiglio spirituale che non mi sarei mai aspettato, no? Per cui forse noi possiamo fare anche del bene a loro. Quindi che ha detto? Io sono curiosa. Adesso siamo accorti. No, da un po' che lo osservo, no? E sembra un po' chiuso da tanti punti di vista, però mi ha detto una cosa che mi ha fatto capire che la sua ricerca di Dio è vera, no? Perché parlava del risolvere tanti nodi che uno ha dentro, ma ha solo 18 anni, quindi ho capito che lui è guidato dallo Spirito Santo. Allora per me era un grande incoraggiamento, perché come madre ti preoccupi, dici: ma questi sembra che non ascoltano, che non capiscono niente, io prego, però poi dopo vedi che questo sempre ci stupisce, padre Giro, che Dio getta il seme anche sulle pietre. Ma penso che il discorso, però, anche per concludere, sia dovuto da... Perché voi avete fatto la domanda, non con le locuzioni. Purtroppo il tempo in cui noi stiamo vivendo è di grande caos, confusione. E c'è questa grande caos, confusione, disagio, sofferenza, dolore, una ricerca spasmodica di segni soprannaturali per attirare i nostri cuori, per dire che Dio c'è. Per avere speranza. Quindi il fatto è che si dicano delle locuzioni, come quasi avere una garanzia, una certezza che stiamo parlando, con tutto il rispetto, no? Di una persona santa. Invece lei ci ha fatto, alla luce della parola di Dio, di tutto un po' la spiegazione che ha fatto, in realtà ci presenta una vita di esperienza di Dio che si impronta sulla parola, e che questa parola ti porta a vivere l'esperienza di Dio, che è quella dell'esperienza dei mistici. Per questo motivo c'è la differenza, che il mistico è colui che vive di Dio in una dimensione quotidiana, in una dimensione equilibrata, mentre il veggente è colui che vede o ha dei segni, ma non è necessariamente santo. Perché non deve essere coinvolto per forza. Perché i segni non qualificano, lo diceva anche Santa Teresa, nonostante che avesse quella aspirazione del suo matrimonio mistico, alla fine dice: sono figlia della Chiesa, perché vive nell'obbedienza della Chiesa, la parola di Dio, ed è quello il banco di prova per noi, entrare proprio in questo spirito, perché la Madonna qui questo vuole, attraverso la conversione, attraverso la parola di Dio, attraverso i sacramenti, attraverso l'obbedienza anche alla Chiesa, che quindi ci dice di non giudicare, di sostenere i pastori, di vivere nella carità fraterna, cose che ci hai detto un po' tutto, no? Alla luce della... di vivere questa fede cristiana come uno sguardo contemplativo, che noi abbiamo perso, perché un mondo così veloce, così preso da altri interessi umani, che ci ha creato proprio un vuoto antropologico. Noi stessi abbiamo perso quell'armonia e quella capacità di pensare a partire anche dai nostri limiti. Nessuno più guarda i suoi limiti. E quindi questa è la rovina del rapporto con Dio.
Perché se io non guardo i miei limiti, non posso pensare Dio che possa perfezionarmi. Non so se mi spiego. Certo. E quindi tutto questo è una chiave mistica, spirituale e quotidiana, che poi in questo si possono aggiungere delle esperienze soprannaturali, della locuzione, dell'apparizione, è un qualcosa che è completo, ma partire invece dall'elocuzione, dall'apparizione, e non avere una parte umana costruita bene spiritualmente, come dice Gesù, e mettere un panno nuovo su un vestito vecchio, prima o poi si spacca, certo, tutto. Sì, sì. Quindi la Chiesa oggi che cosa deve fare? Che Maria qui sta facendo? Sta ricostruendo antropologicamente l'uomo attraverso il dono della fede, della carità, della speranza, esortazioni alla fiducia in Dio, alla conversione, e in più ci sta chiedendo anche di credere in quel mondo soprannaturale che la Chiesa per tanti anni non ha parlato di escatologia. Perché quel resto di cui spesso si sente, adesso tutti parlano del piccolo resto, no? Cioè come se loro sono il gruppo, quel resto sono Gesù e Maria, loro due, e quindi noi aggrappati a loro, e loro che ci ricostruiscono, no? Quindi dobbiamo avere fede e fiducia. Esatto. E abbandono di Dio. Perché appoggiamo sulla fede di Maria, appoggiamo sulla fedeltà di Cristo, e quindi abbiamo due avvocati, un grande avvocato, e poi era anche un ufficio nel Regno Davidico, ha fatto una tesi sul Vangelo comune americano, su Regina come proprio ufficio di questo regno, che poi è un ufficio anche nel Regno Celeste, questa Regina che intercede, perché non si andava mai direttamente. Ma questo perché? Perché Dio permette anche ai santi di amare gli altri. Dio non è geloso del suo amore, no? Quindi noi possiamo essere amati anche dalla madre Maria, possiamo essere amati dai santi. Perché entriamo nel corpo mistico, che è un'esperienza diversa da quando si vive una fede fuori dal corpo mistico di Cristo. Che poi io penso questo spirito ci chiama, no? Come una volta ho sentito un sacerdote ha detto, è come quella vedova che bussa, no? Questo spirito che vuole essere sposato, che bussa, che inquietudini, le nostre ansie, quindi ben vengano le ansie. Spirituale. Quindi, perché in ebraico pregare vuol dire proprio ansimare, nei salmi, sono 40% lamento, l'acqua mi giunge alla gola. Quindi non vi lamentate con gli altri, ma con Dio. Non c'è perché gli altri con nessuno. Perché gli altri non capiscono. Con il Signore possiamo. Getta nel Signore il tuo affanno. Signore, vieni presto il mio aiuto. Dio, vieni a salvare. Perché ogni preghiera è una salvezza. Anche la stessa Ave Maria è proprio un racconto della salvezza annunciata alla figlia di Sio. Ecco, viene il tuo re. Il versetto dopo dice, prorompi di grida. Quindi pensate come dovremmo pregare l'Ave Maria. Bene. Va bene, Padre Ciro, una benedizione. Sì, va bene così. Grazie. Avremmo tenuto altri due tre giorni. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E allora ringraziamo Elena per questa testimonianza. Come avete visto, oggi abbiamo avuto due testimonianze che ci hanno ricordato la preghiera, ci hanno ricordato il valore del Santo Rosario. Stasera invece Elena
in realtà ci ha voluto far capire l'importanza della parola di Dio, e quindi cercheremo anche di provare dei mezzi, delle situazioni, magari vediamo organizzandoci, fare anche qualche corso sulla parola di Dio, perché penso che sia importante che la parola di Dio ci aiuti a crescere e ci aiuti a camminare verso la santità. Grazie. Grazie. Grazie.